Oggi, come avevo promesso, voglio condividere i motivi per i quali ho comprato questo drone, cioè l'Hover Air X1. Motivo numero 1. La facilità d'uso. Il drone è letteralmente per principianti, quindi perfetto per me. Non c'è bisogno di essere degli esperti perché fa tutto da solo. È un drone a volo autonomo. Ma cosa significa volo autonomo? Ve lo mostro subito. Per accendere il drone teniamo premuto il tasto di accensione. LED verde. Adesso allontaniamo il drone e aspettiamo che la telecamera si setti. A questo punto in inglese ci verrà detta la modalità di volo e non ci resta che premere una volta il tasto di accensione. Snapshot. Il drone inizia a volare. LED rosso iniziano le riprese. Per terminare le riprese e il volo, posizioniamo la mano sotto e il drone atterrerà. Per spegnerlo definitivamente, teniamo premuto il tasto di accensione e spegnimento. Motivo numero 2. La miniaturizzazione e il peso. È solo 125 grammi. Come vedete, si inserisce facilmente nella tasca della giacca e nello zaino. Motivo numero 3. La velocità di utilizzo. Velocità di utilizzo, vediamo adesso. Sto camminando. Penso di fare una scena col drone, non faccio altro che estrarre il drone. Accensione, vedete, molto veloce. Aspetto che LED sia verde. Scelgo una modalità dopo che si è settato. Ok, adesso cosa faccio? Faccio altro che andare in azione. Lui decolerà. LED rosso per la ripresa, mi sta riprendendo, posso anche spostarmi, anche così, mi sta riprendendo, ecco. Fatta la ripresa, mano sotto, atterraggio, lo spengo, ripongo nella tasca e via. Motivo numero 4, anche gli altri componenti del team di Dove Andiamo Domani possono utilizzare questo drone. Finalmente anch'io posso utilizzare con semplicità un drone. Motivo numero 5. La sicurezza. Il drone è leggero, le eliche sono protette da una struttura in plastica e la velocità è bassa. Quindi in un eventuale scontro con qualcuno o qualcosa, i danni sono nulli o minimi. Visti i 5 motivi per i quali ho comprato questo drone, ora Francesca vi spiegherà in dettaglio le varie modalità di volo di questo drone. Prima di illustrarvi le diverse modalità di volo, ricapitoliamo alcune azioni fondamentali. L'accensione. Teniamo premuto il pulsante Power finché il LED non diventa verde. La selezione delle diverse modalità di volo. Si preme su questo pulsante. Zoom out. Follow. La posizione corretta del drone da tenere prima del decollo. Si tiene in mano il drone e si punta la telecamera verso il nostro viso. Il decollo. Si preme brevemente il tasto Power. 5 minutes. Hover. L'atterraggio. Mi avvicino al drone, metto sotto la mano e lui atterra. Spegnimento. Si tiene premuto il tasto Power finché il LED non si spegne. Hover. Il drone si allontana leggermente da me e riprende in modo stazionario, cioè rimane fermo. Se io mi muovo, il drone rimane fermo
ma continua a riprendere. Zoom out. In questa modalità il drone si allontana da noi per un massimo di 9 metri. E poi ritorna. Follow. In questa modalità il drone mi segue sia che io cammini o che corra. Adesso il drone ruoterà a 360 gradi attorno a me. 1.5 meters. Orbit. Bird eye. Il drone si alzerà sopra la mia testa per un massimo di 15 metri. Questa modalità è l'opposto del seguimi. Adesso il drone mi precede mentre io cammino. Snapshot. In questa modalità, quando mi fermo, il LED diventa bianco, inizia a lampeggiare e dopo 3 secondi fa una fotografia. Dallo smartphone si possono impostare altre modalità, Side Track e Smart Control. Side Track. In questa modalità il drone mi segue lateralmente. Smart Control. Nella modalità Smart Control, il drone si comanda attraverso i gesti. Con questo gesto, orbit a destra. Con questo gesto, orbit a sinistra. Con questo gesto, zoom out. Con questo gesto, bird's eye. E con questo gesto, si termina il volo. Tutti i comandi si possono eseguire direttamente dal drone oppure con lo smartphone, utilizzando l'apposita applicazione. Il drone si potrebbe pilotare utilizzando anche lo smartphone, però questa funzione a me sinceramente non serve, in quanto ho Mini 2 che mi permette veramente di fare molte più cose. Se vogliamo fare una ripresa con audio, dobbiamo scaricare l'applicazione e parlare direttamente al microfono dello smartphone. Questo drone è un drone a tutti gli effetti. Ha una camera e quindi sottostà a tutte le leggi previste a livello europeo e nazionale. Quindi, ricapitolo molto velocemente, si deve registrare sul portale di D-Flight, quello del Ministero, e inoltre si deve essere assicurati. Una volta registrato il drone, si deve apporre il QR code all'interno del drone. Io l'ho messo all'interno della batteria. Mi raccomando, rispetta le leggi e controlla se la zona in cui stai volando ci sono delle restrizioni. Passiamo ai dati tecnici. Ho preso la versione combo, che è composta da un drone, due batterie, un cavo USB, un caricabatterie e una custodia morbida. Alcune informazioni che ti possono essere utili. Siamo veramente contenti di averlo acquistato.
Ci siamo divertiti in questi giorni a provarlo, a testarlo e vi abbiamo fatto vedere alcune cose. Se volete divertirvi, questo è il drone per voi. È semplice da utilizzare, è compatto, si mette dappertutto e lo possono utilizzare tutti. Per i nostri followers, la 00 Robotics ha concesso uno sconto di 15 euro. Trovate tutte le informazioni nella descrizione del video. Alla prossima!